Siamo appena cominciati. Signori, buonasera. Buonasera, benvenuti alla 23esima puntata di Zeresimo Minuto. 23esima soprattutto. 23esima soprattutto. Particolare. Esatto, benvenuti dunque a. Ci guarda, grazie, eccomi. Bellissimo. Zeresimo Minuto. Oltre alla nostra valletta, la signorina Igna, sì? Questa settimana abbiamo degli ospiti veramente straordinari. Come al solito. Come al solito. Certo. No, come al solito no, perché questa settimana abbiamo mandato via la signora José Elia Altafini. Ah, bene. No, non faccia così. Perché, mi raccomando, perché se non è vero, sono, signora, non è vero. Non è vero, l'abbiamo mandata a Milano come, inviata. Chi c'è in studio? In studio ci sarà il professor Tartaria Zaccarone. Buonasera. Buonasera. Sei ancora vivo tu? Per adesso ancora. Buonasera. Come sta, professore? Chi siete? Ecco. A Roma trova. Si accomodi. Siamo al 23esimo minuto, professore. E chi è Zeresimo? Non lo so. Comunque. Si accomodi, professore, si accomodi. È una signorina. Non è stata sua alunna per caso, no. L'altro ospite va annunciato per bene, no? Sì, l'altro ospite. Abbiamo una scheda. La vediamo. Eccola. Subito. Alfredo Giuliano vive a Campagna, ma è cittadino del mondo. Nel suo paese vivono i cugini, i famosi cugini di Campagna. Alfredo Giuliano è istrionico opinion leader di elevato tasso culturale e di ottima resa scenica. C'è chi dice che il noto Giampiero Mughini si sia ispirato ad Alfredo. Altri dicono il contrario, ma queste sono le gratuite maldicenze degli invidiosi. Giuliano ha scoperto Cruyff, l'America e la penicillina, che ne dicano i libri di storia, poco attendibili proprio perché non scritti da Alfredo Giuliano. Giuliano ha giocato nel lontano 72 nell'Olympique Montigny, attuale Charleroi. Questa è la verità, tutt'altro che la verità, e chi non ci crede è in malafede. Alfredo Giuliano si è già candidato alla presidenza della Salernitana, alla successione di Ancelotti sulla panchina della Juve e alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono già molti i salernitani che, prima di addormentarsi, rivolgono le proprie preghiere ad Alfredo Giuliano, anche se Alfredo continua a smentire di aver creato il mondo in 6 giorni. Ci avrebbe impiegato un mese. Signore e signori, con grande onore! Sì? Chi è? L'onore? Signore e signori, Alfredo Giuliano! Eccolo! Sembra cara mi tu questa trasmissione, questa satira per annunciare l'intelligenza è giusta. Proprio lui! Ma ci chiama Alfredo Giuliano, chi è? Chi sei caro? Lei non è il presidente. Alfredo Giuliano, carissimo. Si accomodi, si accomodi Giuliano. Signor Giuliano, prego, buonasera, è un onore benvenuto. Per noi, è un onore per noi. Lei è un manager. L'ha chiamata manager, Mi chiamate manager. Ma manager a chi? Ma insomma. A chi? Alfredo Giuliano. Alfredo Giuliano. Fortunato, ci sono i risultati aggiornati. Veniamo subito ai risultati aggiornati allo 0esimo minuto. Via. Cominciando con Udinese Bari 0-0, Milan Cagliari 0-0, Bologna Empoli 0-0, Lazio Inter 0-0, Salernitana Parma 0-0, Venezia Perugia 0-0, Sampdoria Piacenza 0-0, Fiorentina Roma 0-0, Juventus Vicenza 0-0. Il Benevento non gioca, la Per gli amanti della Serie A, il Benevento non gioca. Purtroppo, va bene. Pubblicità. Quindi non perde. No, non c'è la pubblicità. Non ancora. C'è il collegamento con Bologna. Presto. Andiamo a Bologna. Ecco. Quando è che mi chiamano? Sono qui come un cretino, che aspetta. Per Bologna Empoli, Zellino Tortello. E allora? Lino! Sei collegato con Zeresimo? Finalmente, stavo aspettando qui, buonasera. Sì, buonasera anche a te. Arrivederci. No, che arrivederci. Dobbiamo ancora parlare. Somigli un po' a Claudio Lardo, tu, Sì, sì, bel tempo si spera. Bel tempo si spera? Sì, grande allenamento del Bologna, Mazzone ha deciso di fare un allenamento particolare per questa sfida con l'Empoli. Sì. Ha deciso di fare un allenamento proprio sui generis, una cosa particolare. Cioè? Lunedì a riposo. Sì, riposo, giustamente, riposo, per squadra riposo, stanchi. Poi martedì ha deciso dal martedì in poi di fare tutti i tornei sportivi. Ehi. Martedì torneo di risico, mercoledì torneo di bozzette, mercoledì e giovedì sì. C'è il grande torneo di scopone. Pure? Il venerdì c'è il pesce, sabato trippa e domenica si va in campo. Si va in campo, sì. Finalmente. C'è anche la formazione, se la volete. La formazione, Beppe Signori. E poi? Basta signori, basta soltanto lui per giocare contro quella squadretta che è l'Empoli, sì. Che è proprio una squadretta, ha vinto pure la Salernitana. E vabbè, che con questo? Che poi adesso prima c'era Andreani, adesso hanno tolto via anche Andreani. Sì, c'è Enrico. C'è quell'altro, come si chiama? Orrico. Ma che cazzo? No, Orrico è un allenatore, Orrico. Sì, sarà pure un allenatore, ma non so, cioè proprio c'è di mezzo. Infatti è vero. Va bene, allora io vado andiamo, c'è un studio da noi, c'è Alfredo Giuliano. Vuoi rivolgere una domanda a Alfredo Giuliano?
Non so neanche chi sia. No. Arrivederci. Crepillupo, Crepillupolino. Tortellino. Comunque so che Giuliano è un gran raffinato, me lo salutate. Va bene, grazie. Arrivederci, Lino, va bene. Collegatevi con... Basta, vattene, ciao, Lino. Arrivederci, eh. E ricordatevi... Quella di buono il cazzo con le pere, non so chi. Buonasera, benvenuti a questa ennesima trasmissione di Zerissima e a queste enormi difficoltà satiriche, soprattutto respiratorie. Non vorrei ora sì, ma qui siamo Zerissima. Ma chi è Zerissima? Ah, non è Zerissima. No, è Zerissima. Signor Giuliano della Malora, cosa ci racconta della sua esperienza nell'Olympique Montigny? L'esperienza di un giocatore che praticamente ha fallito le aspettative in Italia e pensa all'estero di essere un emigrante. Ma dai! Ma ti pigliato italiano? No, infatti nemmeno i miei parenti, che non vedevo da lunghissimi anni, mi scambiarono per un marocchino, non perché volessi... Ma racconta quando siamo a Montigny. A Montigny. Perché non racconto fatto che si stava a Pullman, noi quattro ci stiamo a Pompei. Non ricordo l'aneddoto. Ma l'ha raccontato tu. Te l'ho raccontato io. Sì, ma sta, non la ricordo. Sì, non ricordo. Sì, a Pompei, la Montigny a Pompei. C'è il fatto anche lì, vabbè. Vogliamo parlare della rubrica Totò Gol, una nuova rubrica di Zerissimo Minuto. E non Zerissima, non Zerissima. Totò Gol. Empoli Salernitana comincia male. Testa del tappo e palla in rete. Che brutta faccia. Poi Di Vaio pareggia. Drang. E un fesso di Empoli monetizza del grosso. In galera ti mando. In galera ti mando. Con l'arbitro che gli dà il resto. Ma rifaccia il piacere. Le squadre tornano nello spogliatoio. Sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo Di Vaio si mangia 780 gol. Una pinzellacchera, una pispiglia, una sciocchezzuola. Abortito. Ma ne segna altri due. E pensare che Nello voleva licenziare Delio Rossi. Acci! Acci! Insomma, una grande Salernitana. E a tutti i gufi che dicono che andremo in B, noi rispondiamo... Ma mi faccia il piacere! No, c'è la domanda, Igna. Signorina, c'è la domanda. Sì, sì, ecco. Signor Giuliano, che non è altro, chi è il miglior giornalista di Salerno? Sono io, naturalmente. E ovvero, ovvero, ovvero. E il peggiore? Sempre io. In pratica il meglio del peggio. Va bene. Fortunato. Signor Giuliano della miseria. È vero che la formazione ad Ancelotti la fa lei? Ecco, questa è una cosa che Beh, si dice. Ancelotti è notevolmente una persona che si autodetermina con delle proprie scelte. Ed è evidente che perché si chiami Ancelotti, Ancelotti. Non lo so, Giuliano perché si chiama Giuliano? Ma gli levi, ma lo sei in difficoltà, subito se sei tu. Chi si chiama? Giuliano ci va con immagini. L'ho fatta io. Samadda! L'imbecille di turno è il vicequestore di Cisterna Latina, la partita è... Pro Cisterna Campobasso, un'improbabile partita del campionato nazionale dilettante. Guardate Pietro Maiellaro, giocatore e allenatore del Campobasso, che va a cercare di calmare i tifosi rossoblu, mentre il vicequestore gli chiede: ma tu chi sei? Maiellaro gli risponde: sono allenatore del Campobasso. Il vicequestore gli dà un vai e vieni, eccolo qua, guardate, eccolo qui. Bello, eh? E adesso andiamo a un altro imbecille. All'improvviso un altro imbecille, quello di Empoli, ma tiregli 100.000 lire, no? Questo fesso di Empoli è indifendibile. No, signor Presidente, no, della PIV, sì. Signori della Corte, ci dica. Del grosso, sì. La mia controparte, sì. Non prende lo stipendio da 3 mesi. Questo è vero. Il mio assistito, tifoso dell'Empoli, sì, il fesso, appena vede del grosso che rientra nel suo campo d'azione, sì, si rende autore di un gesto umile, folle, e oserei dire sensibilissimo. Campe anche un po' cretino. Dopo aver consumato un pasto frugale, sì, si fruga nelle tasche, ah, non trova niente, e si frega dal vicino 100 lire, sì, che vendeva fragole in un frigo. Ma sì, te che te frega? Va bene. Che te porta grave tutto questo? Più qui, no, tutto niente. Delle sputazelle. Ce l'ha, ce l'ha. Eccola qualche... qua la 100 lire, che prova testimoniale. Le consegno, sì, come
atto da numero avere aperto numero uno. O va bene, come si voglia dire. Va bene. Può sembrare una cosa molto semplice, ma del grosso cosa potrebbe fare con 100 lire? Niente. Signor Presidente, ma si immagini del grosso se in quel momento aveva voglia di un pacchetto di Galoise e si trovava con 4.000 lire. E ma questa è la sua salvezza, signor Presidente. Mi ha commosso, è vero. E l'ho commossa sicuramente, signor Presidente. Sì. E visto che l'ho commossa, e in conseguenza dell'articolo 1725 del CPC, codice di procedura penale, io chiedo l'assoluzione totale e completa il mio assistito, sì, perché non ha commesso il fatto. Ha qualcosa da dire? Sto piangendo. Quindi me lo assolve il mio assistito. Va bene, come lo dico? Certo, certo. Va bene. È un pezzo come lei. Arrivederla. Comunque, dai, la sorpresa per Alfredo Giuliano. Qual è? Tengono così l'anima giù. Così l'anima guagliuncino. Sì. A 13 anni. Vediamo, eccolo qua. Mi avrei a me. Mi ha ricevisto. Chi è? Questo sei tu. No, ma chi? Alfredo, è Peppe Iannicella. Peppe Iannicella a 13 anni. Questo è Peppe Iannicella. Eh sì. Quello che tu hai definito un pusillano. Peppe Iannicella in nuce, sì. Ma già la sensazione che lo pusillano. Di una, no, più che altro di una reclame della Galbani. Ercolino sempre in piedi. Ah, già racconto Alfredo. Alfredo, cosa? L'aneddoto. L'aneddoto, sì. Ho fatto un biglietto a Messico 70. Sì, qual era questo? Ma ricordo quando ero a Messico 70, 6.000 Luciano Moggi e lì. Beh, io ricordo di essere stato a Messico 70. Nel 70? In 1970. Praticamente, nel 75. No, ti voglio raccontare quando ero a fare l'escursione a Machu Picchu, in Perù. Machu Picchu. Praticamente tu hai una moneta antica. Sì. Con la sua effigie. No. La mia. Giuliano Prima. Ma è possibile. Davvero? Bellissima. È una reminiscenza rara. Mi dicesse una massima. Che massima dicesse? Che la massima. C'è una massima. L'uomo vive in terra ma è sospeso nell'aria. Bellissima, sì. Un applauso. Una già isolamento. Quando dice la domanda, Igna. Signor Giuliano, dei miei stivali. Le vuole più bene a Daniele Balli? O a Matteo Mancuso? Sicuramente a Matteo Mancuso, non fosse altro che mi stimola. Matteo ti stimola? Sì. Cosa? Beh, sovente io non riesco ad avere una digestione funzionale perché mi presento in trasmissione e mangi le cipolline. Mangio le cipolline perché di solito mi piace scorreggiare. La madda! Ci dobbiamo fermare. Siamo collegati con un campo di patate. Chi è? Chicca, dove ti trovi? Chicca? Ivano, ciao. Mi trovo a Rio. Sto prendendo un po' di sole. Vedati. Sono venuta a trovare Edmundo. Ah, ecco, l'animale sta là. Sì, però purtroppo l'ho trovato in dolce compagnia. Ah, purtroppo per te o per lui? Per me. Ah, ecco. L'ho trovato in compagnia di Rina, la moglie di Gabriel Battista. Non ci credo, no. Ma pensa, aveva deciso di andare in Argentina a farsi colpi di sole. Sì. Poi all'improvviso ha cambiato idea, ha detto me ne vado in Brasile, tanto il sole c'è, i colpi me li dà Edmundo. No. Ed eccoci qua. Colpi. Però stasera torniamo. Sì. A proposito, Edmundo ha fatto per lei la salsa. Ha ballato solo per lei? No, l'ha proprio cucinata. Ah. E lei ha fatto le polpette. Ah, e inoltre ha fatto anche dei cornetti, perché adesso che torna li porta a Gabriel. Oh, a proposito, sai che Gabriel è il giocatore preferito di Gigi Cagliulo? Gigi Cagliulo! Sì, ma insomma. E anche di Mario Cirillo. Andiamo in pubblicità. Signor Giuliano della Maremma. Ecco, guardandoti c'è una certa somiglianza, non vorrei che mio padre avesse... Vabbè, niente. Ma mi somigliate, è vero. Sì. Dopo tante massime, ci può dire una minima? Una minima? Alfredo, una minima. Una minima. Sì, molto così. È bravo pure a dicermi. L'intelligenza è mediocre. Bella. Ma ricordo che ci siamo andati a Stoccolma. Bravo. Un premio Nobel. Con Dulbecco. Un premio Nobel. Sì, con Renato Dulbecco. A chi lo chiamiamo a Dulbecco? A chi hanno dato il premio del premio Nobel? A Dulbecco. Dulbecco. Ah, non a lui. No, no. Non a... Volevano Rai, ci ha rifiutato a Dulbecco. No, è perché non avevo un profilo ariano. Ma Michele Ariano. L'esperienza più bella è stata la cena con Dulbecco o la serata... No, è una partecipazione al 0° minuto. Ah, ecco, grazie. Noi andiamo a Venezia.
Per Venezia Perugia, vediamo chi è l'inviato. Allora, chi è? Love and peace, no. Felice notte, no, benvenuti, no, qui non al Carnevale. Capisci un cacchio di calcio. E per questo sono qui, perché il Carnevale... Ah, ma pensa, lei per il Carnevale. Sabatino come novellina, che significa? C'era un piccoli... Comunque, andiamo avanti. Sì. Sono appena tornato dall'ultimo rave che è durato una settimana. E ho conosciuto due ragazzi simpaticissimi, sì, di Salerno, tra l'altro, che sono della zona, sì. Uno si chiama Divaio M e l'altro Fresi S, li conosci? Credo di conoscerli, sì. Comunque ci siamo divertiti un casino. Allora, poco fa abbiamo finito, sì, no, sì. No, ma non possono fare queste cose, loro perché? Si allenano perché giocano. A cosa? A calcio. Ma non mi risulta. Andiamo avanti, la premiazione delle maschere più belle. Chi se ne frega? Al secondo posto? Sì. Sabatino, oh, da che si è vestito? Si era vestito da donna di facili costumi, ah. L'hanno preso sul serio. Che senso? È in questura ora, no. Mi dispiace per lui. Al primo posto? Al primo posto, Matrecano del Perugia. Si era travestito da calciatore. Sì. E ora ciò dove me l'ha preso sul serio. È incredibile. Va bene, salutaci tutti i veneziani, il carnevale e tutto il resto, ciao. Va bene. Anche Edmundo, penso che passa di lì prima o poi, eh. È già passato. Ciao Frank Antonio. Love and peace, felice notte da Frank Antonio S. Esse! Caro Alfredo Giuliano! Caro professore! Caro professore! Dopo aver mangiato le cipolline e dopo la parmigiana di Venezia, che cos'è per te la satira? Beh, vedi, la satira è un processo digestivo di grande ilarità, sovente, proprio le qualità che mancano a noi meridionali, quelle di saper... autosorridersi addosso, l'autoironia, non può, si manca questa forma anglosassone, no? Sì. Il re della satira chi è? Salerno, oltre a... Il re della satira è sempre zeresimo minuto, inteso come raggruppamento di persone che... Cioè, ma sta dicendo, cosa esatto? Ma, non ci capite niente. La satira risale soprattutto al Settecento e diciamo che l'espressione maggiormente satirica... Risale dal Settecento, ma voi andate a Settecento. Insieme a Goldoni era Parini. Parini. Il quale, riferitosi al tifo... Al tifo disse, cari tifosi non piangete, se ancora non nati siete, non potendo vostro padre, Don Pasquale vi farà. Che c'entra Don Pasquale? Pasquale. Non si dice Don Pasquale. Non si dice, vi avevo detto. Chiedo scusa. Chiedimi scusa! Chiedo scusa, non lo vogliamo salutare a qualcuno? Non lo vogliamo salutare, Egidio Siroma! Come no? Ma gli dica una cosa però, no? Sì. Cioè, Egidio Siroma, ti pare che ogni puntata la va a salutare. Cioè, che cosa mi puntate a salutare te? Salutiamo Egidio, ciao. Volevo dire, Fiore. Cosa? Domenica c'è Salernitana a Parma. Certo. Grande partita. Sì. Io ti voglio dire una cosa sola. No, e basta. Vabbè, tifiamo Salernitana. Tifiamo anche per un giocatore del Parma che mi sta molto a cuore. Assolutamente no, noi no. Chiesa. Vabbè, e anche per un grande stopper che marcherà Di Vaio. Chi? Varo. Varo, chi è? Certo. Uno straniero. Non è uno straniero, Varo. Fabio Varo. Ma Cannavaro! Non si dice, Fabio Signore! Non si dice! Vabbè, Fabio Varo. Proprio per questo ti voglio parlare di un libro che è uscito recentemente. Ah, è uscito un libro? Scritto da Delio... Delio Rossi ha scritto un libro? Ci faccia vedere, faccia, non si dice. Kristic si è fermato ad Empoli? Kristic si è fermato ad Empoli? La storia è semplice. Si è fermato ad Empoli perché? Perché? Perché non tornerà mai più da Empoli, l'abbiamo lasciato lì! È venuto! Ma bando alle ciance! Si dice venuto? Si dice venuto? Vabbè, figlio, non passiamo mi al quiz, passiamo al quiz. Il quiz della settimana, sì, avete visto che si immagini? Riferisce, sì, al tifoso, davanti al maxi schermo, Empoli Salina, eccolo qua. Ipotesi A! Ma si è capito quello che ha detto? Ipotesi A! Sì. Vamma a fare una pizza grande! No. Ipotesi B! Van Damme tenuvrazz tanto! Ipotesi C! Lo dico io! Mamma fanu! Non ti dici, figlio! Non ti dici! Va bene! Non ti dici! Non lo diciamo! Tifoso, non lo dire, non si dice! Ce ne andiamo, arrivederla! Non ti dice! Mocciolino, buonasera! Buonasera! Buonasera anche a lei! Di che vogliamo parlare? Ma di che vuoi tu? Comunque oggi parleremo di argomenti che a me sta molto a cura. Sì, Maurizio Di Frusce.
sì, a parte il Bruce. Allora, vedendo le immagini che scorrono, vediamo quello che è successo a un energumeno. Qualche senso, no, nessun energumeno. Come no? questo uomo di niente della società, sì, per fare un piacere a me, ha dato questa caroccia, sì, questo scherzetto all'arbitro, pensando di essere violento. E infatti, non lo è? No, non lo è, perché se avesse visto cosa fosse accaduto qualche anno fa durante Salernitana San Benedettese, sì, dove l'arbitro, prima ci fu un'invasione di campi, sì, di Mazzà. Tuveri di Cagliari, è vero. Tuveri di Cagliari, sì, l'arbitro, ho detto, Tuveri di Cagliari. Cagliari. Poi dopo è stato trasportato sanguinante negli spogliatoi. Negli spogliatoi, sì. E loro, Maurizio di Fucci, Angelo del Fabro, no, che hanno fatto? Non contenti, hanno fatto un'invasione di spogliatoi. Addirittura. Poi sono usciti, non contenti ancora, hanno fatto un'invasione sugli spalti. No. Poi sono andati in barca, hanno fatto altre invasioni, un'invasione per la città. È stata un'invasione mondiale. Continua. Siendo invase. Due persone invadenti. Due è invase, persone invadenti. Sì. Di Fucci e del Fabro. Sì. Mamma mia, ma perché parla sempre di Fruscia, lei ce lo vuole dire? Io parlo sempre di Fruscia perché sto lavorando alacremente per far tornare di Fruscia nella Salernità. E questo è il suo progetto. Ormai ce l'ha svelato finalmente. Ecco, finita. Ho capito. Allora tutti quanti, sì, forza di Fruscia, forza di nuovo di stopper della Salernità. Sì. Quell'osso cos'è? Questo qua è l'osso. Perché dovete sapere che Maurizio di Fuscia, sì, quando gioca a poker, fa il poker d'ossi. No. E ha avuto quest'osso riesumato dali vernini. Sto portando un pezzo alla volta, una volta la tibia, una volta il ferro, una volta l'osso. Ah, una ho volta capito, il... vabbè. Allora, Maurizio di Fuscia forever, un forte ritorno nella Salernità. E Luciana Mocciviglia torna la settimana prossima. E io torno la settimana prossima, speriamo. Arrivederla. Arrivederci, forse. E ci colleghiamo con Casa Rossi dove c'è Marco alla punta. Marco! Mister, non ce la faccio più, mister! Mettetevi a usare le braccia! Mister, non ce la faccio più, mister! La ripartenza! Marco, aiuto. Ma che c'è? Marco! Mister! Basta, non ce la faccio più, mister! È impossibile! Lo so che sono lento! Sono un portatore d'acqua, ma sono lento! Ma facci d'allena pure a chi la tua cameriera! Ma chi è l'altro cameriere? Cannella! No, la punta! Mister, non mi alleno più! Ma che fai? Mi sono sotto! Addirittura! 5 allenamenti a settimana! Ma perché mai? Perché dicevo, quando io arrivo a tavolo con l'acqua, sono lento! Comunque è bellissimo, questa settimana è stata stupenda! Dopo la vittoria di Empoli! Sì! Bellissima, perché praticamente un mister ride una continuazione! Ride? Parlo una continuazione! Addirittura? Praticamente mi rotto tutti i forchetti che teniamo a tavola. Perché ne avevamo le forchette a tre denti. Usavamo tutti i denti. Mamma spezzata. E su uno e mezzo. Perché a cucciolo. Sì. Praticamente in settimana si è arrabbiato moltissimo. E perché? E perché? Perché è andato a scuola a parlare con i professori e ha visto che il figlio stava al primo banco. Sai che ha detto vicino al professore? Che ha detto? Scusa, questo mi sta troppo avanzato. Ma c'è questa ricopertura? Sta arretrato. Mi fa uno schermo di classe. Ho capito. Ci stanno 10 bambini e fa un 4-3. Anche là. Bellissimo. Vabbè, carnevale. Carnevale è stata una festa stupenda. Sì. Una festa stupenda, cioè, a casa di Aliberti. Ah, hanno organizzato una bellissima festa. Carnevale a casa di Aliberti. Stata, Chianese, la Salernitana, Chianese, sì. Praticamente Chianese si è vestito da Cristicci, Temità, e nessuno lo conosceva, no. Allora il furbescamente, che ha fatto? Si è lavato la maschera, ecco qua, e nessuno lo conosceva, no. Nessuno lo conosceva, la cosa più bella è stata quando è arrivata la famiglia Rossi, sì, i figli si sono vestiti il gatto e la volpe, sì, davvero, la moglie di Delio, Mister Rossi, la patina turchina, la patina turchina, e Delio, la Pinocchio, Aliberto, se è proprio un cazzo. Ci credo, bellissimo però. Appunto, per cortesì. Ma non faccio tutto, mi sta in studio. Vaga piano terra, sesto piano, piano terra, sesto piano. Non supporti più, ciao, faccio. Baci. Qua, di, prego, signorina, no. Prego. Signor Giuliano, delle mie cause, lei vuole più bene a Delio Rossi o ad Aliberti? È una domanda questa. Sì. È una risposta conflittuale, perché entrambi sono la sintesi di un'unica persona. No, di nuovo. In effetti l'uomo è conflittuale perché ha due misteri, quello destro e quello sinistro. No, pensaccio che l'uomo ha due destini. E so che Don Pasquale ha questi due misteri, destri, sì, e sinistro,
di conseguenza sono conflittuali tra di loro. Oreste, chiedo un Pasquale. Lo chiedo proprio a lui. Pubblicità. Cioè, no, pubblicità. Che pubblicità? Siamo a Firenze. Firenze. E mi tocca cosonare da me. Mi tocca cosonare da me. Fiorentina Roma, Vittorio Scecchi Paone. Ciao Vittorio. Mi sbagliano sempre. Vittorio? Spiega. Vittorio, lascia stare i capelli per cortesia. Oh, allora. Ciao. Oh, ragazzi. Madonnina, se mi sei va bene lo spaccato. Stesso. Va bene lo stesso. Mi sei spaccato, no, però aspetta, c'ho anche la eccolo. Guarda, quello di riserva. Vabbè. Certo, sono organizzato. Sai che somigli un po', sai che somigli un po' a Lino Tortello tu? Ma no, è solo una vaga impressione. Vabbè. E poi non so neanche chi sia questo Lino Tortella. Novità, notizie? Sì, c'ho un grande scoop. Edmundo è andato in Brasile a Rio per il carnevale. E che scoop è? Lo sapevamo già. Lo sapevate già? Eh sì. Però torna, questo lo sapevate? No. Hai visto? Allora questo è lo scoop. Va bene. Questo scoop qui che torna perché dice ma perché ha dato una scossa al calendario delle giornate? Sì, di serie A. E dice siccome che la settimana prossima si gioca a Salerno. È vero. Ha detto io Salerno non me lo voglio perdere, allora torno. Perché dice dopo tutti i botti che ci sono stati a Carnevale di Rio, sì, io mi vengo a fare anche i botti a Salerno, perché a botti come c'è sempre Capodanno a Salerno, si spara sempre. I botti, le botte anche. Quale botte? Le botte perché Gabriele Batistuta lo sta aspettando a braccia aperte, proprio a braccia aperte negli spogliatoi, appena arriva il mondo gli dà una schiaccia alla faccia in mezzo di qua. No. Allora, questo era lo scoppetto da dare. Tutto ora se ne va via. C'è Alfredo Giuliano qui, Non ho capito che c'è Alfredo Giuliano di qui da noi. Ah sì, salutatemi tanto il raffinatore di Giuliano. Allora, Zeman. E questa canna te la vuoi fumare tutta te, allora? E Petardino, lo devi fumare un po'. Ciao, Vittorio Italiano! Ciao, ciao! Zeman, e dici sempre che devi girare, e me la devi far girare da me. Vieni qua, Zeman. Mannaggia, te la fumi tutta te! Dobbiamo fare tutti quanti gli auguri ad Alfredo Giuliano che compie 50 anni. Oh, auguri, auguri. Auguri. E così non potrò più presentarmi a nessuna pulzella dichiarando di averne 30. No, dimostri 50. Dimostrati benissimo, portati benissimo. Beh, un po' di trucco, il capello tinto. E a proposito di anni, poi purtroppo finirà, la vita finirà per tutti. E a proposito c'è una domanda di Oreste Fortunato. Signor Giuliano della Marosca, quando morirà tra 100 anni, dove andrà? Inferno, purgatorio o paradiso? Ho un posto certamente che mi spetta di diritto, sì, tra i lussuriosi, avendo io amato millante donne ed essere riamato, spero di non finire nel girone degli adulatori. Gli adulatori? Perché gli adulatori. Cosa c'ha contro gli adulatori? Gli adulatori sportivi, soprattutto gli adulatori di stampo giornalistico, beh, per loro Dante ha disegnato un girone tutto particolare. Un girone C. Un girone d'eccellenza. Dirigente affossata in uno sterco che dagli umani privati pare a mosso, quindi la loro fine è inevitabile. La merda. Ma chapeau davanti. Davanti a cotanta cultura, Oreste? Chapeau veramente, chapeau pure a te. Sono sciapito. C'è anche sciampo, qualcosa. Andiamo in paradiso, ma dove c'è Cinzio? Grazie, patatello. Grazie. Siamo collegati col paradiso dove c'è Cinzio. Cinzio? Zitto! Che stai parlando? Sta parlando col Alfredo Giuliano, col paraterno! Ah, col paraterno. Grazie, patatello. Mo ci devi fare una grazia, però. Ci devi aiutare anche dove... Già, sta zitto! Cioè, chi è? Con chi stai parlando? Con chi stai parlando adesso? Chi è? Ma chi è quell'altro? È Daniele! Daniele, Baldi! Si deve fare un po'... No! San Daniele, il santo produttore di Parma! Ah! Si deve fare un po' che procetti su! No, infatti! E su parlando col paraterno! Sì, cerchiamo di vincere anche col Parma, diglielo! Fortunatamente, Cristi si è fermata a tempo lì! Sì, fortunatamente c'è vero, una mano! Ma San Matteo non ha fatto nulla per la Salernità domenica, no? Mitta! Mitta! Che ha fatto? Ancora che ti vedi la partita dell'Audax al Vestuti e ti distrai sempre e fai sempre quello! Il suo occhio è sempre sul Vestuti! Ma il suo occhio è sempre sul Vestuti! Se direzionassi un po' sulla rete, noi ce ne andiamo! Ma ciao, te, Cinzio, sulla rete! Tutti! Io volevo dire una cosa, prego, ma voi lo sapete che Alfredo Giuliano, sì, è famoso in particolar modo. Dove? A Cuba. No, veramente? A Cuba! Per i sigari? Per i sigari, ma non solo per i sigari, per una sua per le cubane, attività maestro, politica negli anni 60. Un'attività politica? Siamo 68. Veramente, a Cuba.
a Cuba, ha fatto la rivoluzione. C'è sta l'estrige di Fidel Castro. Il che è Giuliano? Dici Fidel Castro che è Giuliano? No! Bellissimo! Ma veramente? Tuo posto! Ma che sto scherzando, è tutto vero? A Benissimo non ci credo. Tutto vero, tutto vero. La mia militanza... Cioè, se non credi a questa, non lo credi, manco fatto che è giocato all'estero. Vabbè, no, non ci crediamo. Allora ribaltiamo il tutto. Ribaltiamo. Poi invece se ci colleghiamo con una città molto cara ad Alfredo Giuliano. Pubblicità. Cioè con Torino. Andiamo a Torino. Dal Paradise andiamo all'inferno di Torino, dove c'è chi è? La signora. Vieni da Or, Carletto si proprio un pur. Nano, nano, ramamano, nano, nano, faccio salamo. Non mi chiamo, non carlo. Signora. Ma non gli ho vero che le ne scrive, ma che dì? Ma che c'ha fa sti cose? Che c'ha fa l'inviato veramente? Faccio l'inviato, signore, che è Carletto Agnolotti? E che è chi è? Stava parlando con Agnolotti? Agnolotti, Carletto Agnolotti. Non può allenare, l'hanno scritto. Un maiale non può allenare, vuoi dire una cosa? Sì. È vero che forse un maiale non può allenare. Infatti. Però Ricchino, un maiale, sì, non può nemmeno giocare. No. Poi, a chi si riferisce? A chi sto maiale scozzese? Ovi, Marconi, Negri, Tucciatto. No. E poi Ricchi, se uno non può allenare, se uno non può giocare, non può giocare. No, porco, non può fare manco presidente. E a chi si riferisce adesso? Non ho capito. A Gaucci. A lui. E chi lo può fare presidente? Ma Ricchi, se un porco, un maiale, non può allenare, non può fare presidente, non può giocare. Può fare sanguinaggio. A questo sì. Questo sì, perché tengo una bellissima ricetta come può sanguinaggio. Come si fa il sanguinaggio? Si vedono tre porco. Cioè? Gaucci, negra, c'è l'ho. Appunto. E si mette una bella... bagnatore, sì, dopo fuoco, lentole, a mantecare, a ducciare, a ducciare le fondamentali, è normale, si deve usare, si può nascere, boom, non capo, sì. È bellissimo, oggi è bello, le formazioni, niente, non se ne parla proprio, Juventus, ma che formazione c'è, dice, qua, i mamma ne va, faccio un corso di formazione, dove? Dice, c'è sta Alfredo Giuliano, non è vero, voglio venire a visita, sta da noi Alfredo Giuliano, venga qui, venga qui. Questa è una funerale. Ma che è una processione? Ma che cammina così? Torniamo in studio dove ci attende una chicca di Alfredo Giuliano, una dichiarazione esplosiva. Alfredo, perché sei andato via da Telediocesi? E non lo volevo fare vescovo. No. Oh no. Avevo pretese clericali e Don Patrizio, quando notò questo antagonismo, allora cercò soprattutto di far sì che la trasmissione che ho organizzato, sì, con il presidente Ariberti e il presidente Avelino Sibiglia, che era farina del mio sacco, divenne improvvisamente farina di altri giornalisti che avevano millantato credito attraverso un'operazione pubblicitaria. Di fatto mi esclusero da quella operazione di cui si parlò. Sei tra l'altro silurato da alcuni colleghi. Beh, sì, sono stato silurato di quei colleghi che qui a Salerno vanno per la maggiore, ma io penso che vadano per la minore. Su via. Dobbiamo credere... Pubblicità. C'è una domanda di Oreste, credo. Signor Giuliano della Marina, chi porterebbe con sé su un'isola deserta? Ecco, un giornalista di quelli lì, no? Porterei comunque una donna. A preferenze? Sì. Una? Porterei la valletta di Marcello Festa. Ah, oh, Ivana Faccenda. La valletta nostra, no. Meno male. La conosco poco. Andiamo a Milano, che è meglio. Siamo collegati con Milano con Bruno Trescione, giusto? Sì, stavolta l'ho indovinato. Sei molto calmo, bello. Va bene, bene. Bene, simpatico. Sei molto calmo, che è successo di irreparabile a Milano? A Milan Cagliari, perché? Certo, perché se io... Pascal Landolf, Enzo Cuffaro. Vabbè, Pascal mi, Enzo Landolf e Pascal Cuffaro, devi che abbastanza preparato. Abbastanza. È successo di preparabile, ci siamo venuti a campare una storia a Milano. E senti, che storia ci siamo venuti a campare? Esattamente. Qualche storia? Ci siamo campati, una storia allucinante, perché Pascal Cuffaro ha giocato a salvare in Bazzano. Addirittura, che fate? Che è successo? Perché si è campata una storia con Martina Colombara, femmini, Billy Costa Curto. Ma non si campa. Cioè, ti rende conto? E Billy Costa Curto ha minacciato che ci fa un'entrata clamorosa, limiti di ha fatto bene. E c'è Billy Costa Curto capace
Pasquale Cuffanti e me qua dopo pallone. Ma la cosa è più allucinante, sai qual è? La storia allucinante che si è campata in Zlandolta. E gli altri due di Rugo Cagliere. E gli altri due di Rugo Cagliere. E c'è ditta così, tuo campana a storia. E ti sta a guardare e dici, ma che bu? E tu tuo campana a storia allucinante come? Ma che storia c'è a campana? La direttiamoci. E chi era questo? Era Macellari Rugo Cagliere, c'è tutto niente conto. Quel dilettante di Macellari. Comunque, non è di questi che ti volevo parlare, va. La cosa più clamorosa, la storia più allucinante che c'è in campata. Sì. Che c'è sempre campata, questa storia allucinante. Sì. È stato un fatto che voi a Sariente siete provinciali. E perché? Siete provinciali, perché io giù da Milano, io di carnevale, con una maschera che mi ha regalato Matteo Mancuso. La maschera di chi? Di Alfredo Giuliano. Ah, e beh. E ci l'hanno rilasciato un sacco d'autografo, perché a Milano lo sapevano tutto quanto, solo lui a Sariente non lo sapete. Va bene. È un grande. Ci abbiamo in studio, ciao. Ti voglio, vamo uccidere. Pasquale, Enzo, amuscendo, vai Giuliano. Signor Giuliano, delle mie brame. Ecco perché sei brava. Chi è l'opinionista più bello del reame? Sono io. Ma non è vero, dai. Ma dai! Signora, cosa sta facendo? Ma è bello, sto caso Alfredo. De Filippis, in via Lucio Petrone, a Salerno, a Pregui. Sì, ogni volta finisci che mangiare vengo a casa perché una gomma. Un chewing gum? Ma no, proprio una gomma. Ah. Spende poco, costano poco, durano una vita, mostrano un caffè, gentile, Alfredo, non mi lezzi in Alfredo. Ah, ecco. Però volessi dire una cosa, posso dire? Prego. Ma perché la cremunda è? Sabato 20 e domenica 21, porte aperte. Boccia concessionaria Daewoo, via delle Calabrie Forni, Salerno. Dai, sabatino, entriamo al City Center a Pastina, in via Ventimiglia. C'è una persona importante. Chi è? No, la signora! Pensavo Claudia Schiffer. Ho tenuto prima l'epi che lui piazza il giovane Bruno Lauzi. E come non ho l'inno? E dicite una cosa, ho tenuto l'inno di Mameli, versione dentro, voluti bronare in una macarena a notte. E come non ho l'inno? Ma si dice il verde in tutto cosa? Pazzo! Non si dice! Nel cuore della vecchia Salerno, a pochi passi dal Teatro Verdi, è nato un nuovo locale, Trattoria La Piazzetta. In un angolo di tranquillità potrete gustare specialità marinare e casarecce. Vieni a scoprirci, Trattoria La Piazzetta, via Santa Teresa 1, Salerno. Love and peace, felice notte a tutte le sere qui all'Iroco. All'Iroco c'è bella gente? C'è. C'è da mangiare? C'è. C'è anche da bere? C'è. C'è anche sabatino? C'è. C'è tutto. All'Iroco c'è. All'Iroco c'è. C'è tranquillità? C'è. C'è movimento? C'è. C'è casino? C'è. Anche musica dal vivo? C'è. C'è tutto. All'Iroco si vola. C'è la musica di ogni genere, di ogni sound, e poi c'è un ristorante, c'è il disco bar, c'è la music hall, c'è sabatino, ma c'è un'intera città all'Iroco. Sì, c'è. Ricordate ogni sabato, la polmonite del sabato sera, di Rocco! Fiera del Bianco, idee e tendenze per arredare la casa. Sì, Sinscala. No, Cosimo, no, per piacere, quella è Ronaldinha. Lascia stare, la ragazza di Ronaldo. E che vada a porta, a roba ma va pure a Ronaldo. Ornello. Ma ci facciamo sempre i croce, sempre queste figuracce. Già. Che è la figuraccia in diretta, Ornello, tu e Cosimo, dai. Ciao Ivano, sono ciao. Qui all'Olimpico per Lazio Inter. Infatti, andiamo al dunque. Poco fa ho intervistato Ronaldo. Va bene. E io ho fatto una semplice domanda. Quale? Ronaldo, visto che per Edmundo, che è stato 3 giorni al carnevale in Brasile, sì? Sta succedendo un processo, una cosa incredibile. Un casino, sì. Tu a Milano, che sono 6 mesi che fai il carnevale, no. Non ti dicono niente, che ti fa? E che ti ha risposto? No, ma lui è stato molto calmo, e tranquillo, non ha risposto, ma ha solamente detto... No, Ornello, Cosimo, non è colpa mia! Che no, c'è? C'è Ronaldo, c'è. Ah, bene. Allora, Ronaldo, ti è piaciuta l'intervista? Ui, no, ma che nervume, no, Ronaldo, no, Ornello, Cosimo, torniamo in studio. Qua, video, sono usciti, o qua. Ui, non parla francese, no, ti rispondo. Scusa. No, signorina, ho una domanda per il signor Giuliano. Signor Giuliano della... mannaggia la miseria, c'è un senso. Lei ci è o ci fa? Oh. Tutte e due. Come si chiama? Perché sei così serio? Credo. Ma okay. Non sono serio, pensavo, in effetti
Anch'io. Quello è così proprio. Dicevo che il primo uomo era l'Homo ludicus, poi l'Homo erectus, l'Homo sapiens e l'Homo in maschera. L'ultimo uomo chi è? Penso che l'ultimo uomo è un uomo profondamente a disagio nell'uscire fuori di casa ed essere se stesso. E ce ne sono, eh? Beh, penso lo siamo un po' tutti. Vabbè, vogliamo andare alla... Che si commuove il professore? No, mi è piaciuto. Perché il professore è tipicamente un uomo in maschera, sì, con un'ulteriore maschera. No. La maschera, ecco, però la satira, è l'aspetto vero della persona. Quando la persona si mette in maschera per esternare un qualcosa, un vezzo, un'opinione che stride totalmente con quella che è la censura ufficiale, è naturale. Gradisco. E quindi dicevo che dice professore. È meglio che ti chiamava Ricchi, sono in Italia. A Salerno. Divai, dove il sole non c'è mai, dove niente troverai. Lacca! Non datemi la linea. Sei già in diretta. Non voglio intervenire. Samanto, sei in diretta. Diretta per Zeretti. La linea. Dai, Salernitana Parma, dai, dici qualcosa. Non la voglio. Si gioca? Bene, la partita Salernitana-Parma, sì? Non si disputerà. Come non si disputerà? No. Notizia, uno scoop. Ma qual è questo scoop? Perché? Perché ho detto a Parma, ho detto vuoi giocare? No. Non è Parma. Sì, Parma. È Parma, vabbè, comunque. Praticamente la notizia della settimana, sì, è lo scontro che c'è stato tra Del Grosso e Monaco. In che senso? Perché Monaco è sfruttata Del Grosso. Ah, se sono hanno litigato. Vorrei scendere. Fate che almeno costa lui. Bellissimo. Smettila. Comunque ho avuto una questione con Birof. Con Birof? Tu? Con Birof. E perché? Perché ci dice, ma che da sì? Ma che ti stai atteggiando? Che collega per favore serbone? Volevano incapare le scanzate, meno male. Beh, ci credo. Bene, allora con la partita che non si disputerà, sì, si hanno vinto 2-0. Non è tuo padre, stai venendo a Parma. Parma non gioca, vai qua. Si gioca, vai qua. C'è Alfredo Giuliano, vuoi dire qualcosa? Se ne frega. Va bene, ciao. Se ne frega. Alfredo, poi siamo arrivati quasi alla fine. Alla prima. Una massima in confidenza. Sì, una bella massima. Io so che sono stato bersaglio facile della tua satira in proposito alle massime. Ma in fondo sai che cos'è una massima? Cos'è? È un apostrofo ironico messo tra due persone serie. Questa potrebbe essere una massima, perché purtroppo a me la massima mi scivola così. Ma dai! Ma dai! Passiamo ai risultati aggiornati allo 0° minuto. Udinese Bari 0-0, Milan Cagliari 0-0, Bologna Empoli 0-0, Lazio Inter 0-0, Salernitana Parma 0-0, Venezia Perugia 0-0, Samapadoria Piacenza 0-0, Fiorentina Roma 0-0, Juventus Vicenza 0-0. C'è la poesia di Alfredo Giuliano. Vai, vai, poesia. Bella poesia di... Casa di Compase. È la poesia di un farmacista cirentano dell'Ottocento, sì, che pur essendo una figura borghese, aristocratica direi, avendo una vocazione libertaria e indipendentista, si era messo contro i podestà del posto, referenti diretti dei Borboni. Quindi c'è una poesia. Stavo raccontando l'aneddoto. Quindi c'è un nesso, insomma. C'è un... Ed era anche lui un gaudente, amava la buona tavola, le belle donne, e colse un momento spirituale di una coppietta dell'epoca e scrisse questa poesia. Arbore fiorito, che fai, loco, che non ti spiezzi per lo carro cuore? Negli amanti son venuto il loco. A nessuno hai donato il tuo bel fiore. Ti canafferrai in un ramoscello, niente alla mano, ma la sala d'oro. E con tutto che me ne streco e me ne lavo, non se ne vai mai, lo bell'addore.
Bella, 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 bella. No, ma è bella, bella. Ma giraro che no, per più forte più forte per il sentimento. Arbitro, no! Non siamo d'accordo! Non c'è più posto per il sentimentalismo, non per il sentimento. Per all'89esimo minuto, espulso Alfredo Giuliano. Bene. Auguri di nuovo e buon compleanno. Anche a voi, Alfredo Giuliano. Arrivederci. E grazie a voi per averci seguito. Grazie a me che non vengo più. Alla 24esima puntata, arrivederci. Non vogliamo mai, se giochiamo sempre con la rabbia in più, vinciamo ancora e non andiamo certo giù, no alla bici, alla granata, alla fine esploderà, no alla bici, alla Delio Rossi, con i suoi ci salverà. Poli ha pigliato ad un ricco fes, che oramai è quasi retrocesso. Poi condanneranno Bari e Venezia, che funneranno con Piacenza e con Vicenza. Loro in B e noi in A e poi piazza, non ci romperà giù. Loro in B e noi in A, tutti in coro. Salva ma faccia loro. Bum, 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 bum